Non è certo la neve a spaventare una vettura come questa, è la nuova Audi A3 Sportback. Audi, un marchio che ha fatto proprio dell'abbinamento con gli sport invernali uno dei suoi punti di forza. La Sportback è una variante della famiglia A3, quindi la garanzia del marchio Audi, la tecnologia Audi, le finiture del marchio sulla A3 che per l'occasione è stata profondamente rinnovata, non tanto dal punto di vista estetico, ma per quanto riguarda i contenuti, a partire dal pianale che è diverso, con un passo allungato, quindi maggiore spazio a bordo, soprattutto per i passeggeri posteriori. Andiamo a conoscere dunque meglio nei dettagli la nuova A3 Sportback. È stata presentata in questi giorni anche di neve, e non è certo questo il clima che spaventa la vettura, anche se attraverso la clip che tra poco vi proponiamo vedremo la A3 Sportback in azione in un ambiente decisamente diverso. La A3 si è messa a fare sul serio, non è certo la prima volta in casa Audi. La versione Sportback andrà a ingrossare sensibilmente i numeri dell'Audi in Italia e naturalmente farà concorrenza a molte altre tedesche. Certo, i capovolgimenti di fronte, i colpi di mano e le sorprese non fanno parte del linguaggio stilistico dell'Audi, che tiene all'identità in modo particolare. Ecco perché dal punto di vista estetico non troviamo certo grandi sconvolgimenti. Se mettiamo idealmente a confronto questa Audi A3 Sportback con la prima versione, però tanti sono i dettagli che la rendono diversa. L'ultima arrivata infatti riduce gli sbalzi grazie al passo allungato, i cui benefici si riflettono anche sull'abilità, un tema che è importante per questo tipo di vettura e per questo segmento. Aumenta la carreggiata e dunque anche il dinamismo è più spiccato. Ancora dettagli come il contorno fare più definito e il single frame più incisivo. Tutto ciò dà maggiore spessore, perché no, al primo piano, allo sguardo di questa tedesca. Ma la vera novità nasce dal pianale, questo pianale che in codice ha la sigla MQB e che per il gruppo Volkswagen rappresenta la possibilità di far nascere su questo pianale le vetture a motore trasversale marchiate Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. L'obiettivo nello sviluppo di questo nuovo pianale è stato quello della riduzione del peso, sia per aumentare l'efficienza sia per favorire le prestazioni e naturalmente, quando ci si mette al volante, il piacere di guida. Rispetto alla generazione precedente, il peso cala fino a 90 kg. È l'alleggerimento più marcato, che si ha soprattutto sui modelli 1200 TSI e 1600 TDI, che montano la sale posteriore a ruote interconnesse, una soluzione meno complessa del multilink utilizzato per le altre motorizzazioni. Ma se questi sono solo dettagli tecnici, anche se importanti e poco percettibili allo sguardo, la differenza si nota quando ci si mette al volante. L'assetto è stato irrigidito e la sensazione di avere le ruote ben piantate sul terreno è evidente. Su tutti gli allestimenti, escluso l'allestimento Young, è inoltre di serie l'Audi Drive Select. Con un tasto si possono modificare il setup dell'acceleratore, la servoassistenza dello sterzo e, se presenti, il setup degli ammortizzatori regolabili. Questa naturalmente è una soluzione optional. I programmi sono Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency e Individual. Se dal punto di vista del dinamismo la Sportback ha fatto passi avanti significativi, il comfort di conseguenza è migliorato. La taratura di molle ammortizzatori è più rigida, ma come già sulla tre porte, l'ottimo smorzamento delle sconnessioni assicura un comfort elevato. A livello di abitabilità, è sui sedili posteriori che si concentrano le differenze fra la tre porte e la Sportback. O meglio, soprattutto la facilità d'accesso che rende la Sportback più sfruttabile. La posizione di guida si adatta a tutte le taglie grazie al volante che offre ampie regolazioni sia in altezza sia in profondità. In occasione del lancio commerciale dell'Audi A3 Sportback, l'offerta delle motorizzazioni disponibile per il segmento C dei 4 anelli si allarga con l'ingresso nel listino di due nuove motorizzazioni. La new entry più interessante è la versione 1200 TFSI da 105 cavalli,
che viene proposta in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti oppure al cambio S-Tronic a doppia frizione a 7 velocità. Questa versione 1200 TFSI, dunque un benzina da 105 cavalli, garantisce una velocità di punta elevata, 193 km all'ora, accelerazione da 0 a 100, 10 secondi e 3, a fronte di consumi medi di 4,9 litri ogni 100 km. L'altro motore novità è il 1600 TDI da 105 cavalli, ora proposto anche in abbinamento al cambio S-Tronic a 7 rapporti. E l'Audi A3 Sportback, una grande novità di mercato di questo inizio anno, firmata dall'Audi. Ve ne abbiamo parlato in collaborazione con la concessionaria Bonaldi Motori.